Il Frosinone non passa al Ceravolo di Catanzaro e così rimedia il primo KO di stagione per 1-0 a punire gli uomini di Stellone l'esterno d'attacco dei giallorossi Martignago. Il tecnico romano si presenta in terra calabrese con tre novità nell'undici titolare: Biasi in difesa, Altobelli sulla mediana e Aurelio in avanti. Al contrario di quanto visto nelle precedenti sfide con Ascoli e Pisa, i giallazzurri ingranano la quarta con Aurelio che appena dopo tre minuti di gioco impegna l'ex portiere del Latina Giacomo Bindi. Comincia a venire fuori il Catanzaro. Fioretti si libera da Biasi, tira ma Zappino è lì pronto a bloccare. Al 29esimo ancora Fioretti che non si arrende, di sinistro costringe il portiere Ciociaro alla deviazione in angolo. Esattamente tre minuti dopo arriva il vantaggio da parte dei padroni di casa. Abile Martignago a sfruttare il tiro su punizione del compagno Benedetti. L'esterno giallorosso manda la palla direttamente sotto l'incrocio dei pali. 1-0 è tutto da rifare per un Frosinone che aveva cominciato senza timori e con tanta cattiveria il match. Nella ripresa pericolosissimo il retropassaggio di Blanchard per Zappino che sul rinvio trova un agguerrito Fioretti ma il pallone si spegne di poco al lato. Al 70esimo assist di Aurelio per l'attaccante ex Perugia che da buona posizione si fa respingere il tiro da Bindi. Comincia il Bindi Show. I canarini vogliono il gol. Al 78esimo Curiale servito da Ciofani tenta di bleffare rovesciata il numero uno giallorosso ma niente da fare. All'80esimo si rivede Daniel Ciofani in area di rigore che blocca di petto, colpisce di destro la sfera ma Bindi è sempre lì e dice no. Al triplice fischio festeggiano il primo successo di stagione gli uomini di Oscar Brevi. Il Frosinone torna a casa a mani vuote e per il riscatto bisognerà attendere domenica prossima quando al Matusa arriverà il Barletta.